Siamo nella piccola chiesa di San Lazzaro a Galatina, una chiesetta che è nata nella seconda metà del XVI secolo. E questo è il presepe, è un presepe particolare, è un presepe in cui i pupi sono animati, si muovono. E gli effetti di luce sono particolari. Adesso c'è l'effetto notte. È un presepe curato in tutti i dettagli. Ecco, il giorno spunta. E il lavoro di tutti gli artigiani è al massimo. C'è il falegname e c'è il fabbro. C'è chi al mercato vende la frutta e la verdura. Di sottofondo un rumore di uccelli, di acque. Intanto si lavora al telaio. C'è chi cucina le caldarroste. Il giorno passa presto, arriva il tramonto e cominciano lì in alto, nel paesino, ad accendersi le luci. Anche la luce di una speranza, quella della pace in terra. La luna occhieggia lì in alto. Tutti i mestieri, tutti gli artigiani sono fermi, riposano. Si lavorava dall'alba al tramonto. Il tramonto segnava la fine di ogni attività e il presepe si ferma. Solo la Madonna e San Giuseppe continuano ovviamente ad accudire a Gesù Bambino anche di notte, per cui si muovono. La Madonna fa vedere a tratti il bambinello. Gli angeli e i pastori annunciano al mondo la venuta del Messia. Ritorna il giorno e la vita ricomincia. E tutto si ripete sempre uguale.
niente di nuovo sotto il sole, ma è nata la speranza.